una lunga striscia che si insinua verso Brebemi, A4 e A1, viadotti completati, svincoli che cominciano a vedersi e che tracciano il profilo della nuova tangenziale est-esterna di Milano, che da progetto sulla carta si sta velocemente trasformando in realtà. 459 giorni dall'apertura dei cantieri, ecco lo stato di avanzamento dei lavori della TEM nel territorio della Grande Milano, così come hanno avuto l'opportunità di verificarlo gli ingegneri della BEI, arrivati nei cantieri milanesi per completare l'istruttoria di valutazione di un'eventuale partecipazione della banca al finanziamento dell'opera. I lavori sono proseguiti anche ad agosto, con un pieno rispetto dei tempi che ci siamo dati per poter finire l'opera entro la primavera del 2015, quindi in maniera tale che possa essere assolutamente sinergica al grande appuntamento internazionale, quindi ad Expo 2015. Siamo certi che anche la tradizionale cautela che sta accompagnando BEI, quindi la Banca Europea degli Investimenti, per poterci accompagnare nel closing finanziario, sarà ripagata grazie allo sforzo che tutta l'azienda sta mettendo in campo insieme alle istituzioni lombarde e al governo. Un sopralluogo che mostra in modo plastico come, svincolo dopo svincolo e viadotto dopo viadotto, le attività nel lungo cantiere TEM procedono senza sosta. Non ci si è fermati nemmeno nel mese di agosto e il risultato è, ad esempio, il congiungimento completato con la nascente Brebemi nel cuore dell'arco TEM, il tratto centrale dei 32 chilometri della nuova tangenziale che dovrà essere pronto nel maggio 2014. Visto dall'alto, lo svincolo appare nella sua completezza. In fondo c'è la Brebemi. A scavalcare la linea ferroviaria Milano-Venezia, le strutture pronte del raccordo che porterà il traffico della nuova autostrada alla TEM. 459 giorni dopo l'apertura dei cantieri, il 40% di opere completate. Questo invece è il punto dove la tangenziale est-esterna si raccorderà con la 4 nel territorio di Agrate. A fianco dell'autostrada si vedono già le tracce delle deviazioni che consentiranno di costruire il nuovo svincolo con casello senza creare disagi nella comunità locale. Più a sud avanzano senza sosta i lavori per la galleria tra Dresano e Casalmaiocco e gli interventi sul trafficatissimo nodo di Melegnano. La TEM è un'opera che prevede investimenti per 2 miliardi di euro complessivi, prevalentemente a carico di soggetti privati, un'architettura finanziaria la cui costruzione procede di pari passo con il lavoro dei cantieri. L'intera infrastruttura strategica per la razionalizzazione del traffico della Grande Milano e la competitività di uno dei territori più ricchi e industrializzati d'Europa sarà completata entro il 2015 in concomitanza con Expo. Tutta la documentazione e l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei cantieri sono consultabili cliccando sul sito internet www.tangenziale.esterna.it.